Quasi il nostro anniversario, giusto? C'è un serial killer. Voglio il tuo punto di vista. Primo anniversario e fogli di carta. Cosa ti fa pensare che io mi accontenti di così poco? Pensavo saresti stato curioso. Pensi che mi piaccia avere a che fare con questa roba? Non è così. Hai delle foto. Violento e così barocco. Oh, ama questi piccoli puzzle. È così meticoloso, come se lo stesse pianificando da tutta la vita. Io so chi è. Chi? Chi è? Essere qualcuno. È il sindaco? Il commissario? Sì. È molto ambizioso. Pensi che il suo movente sia politico? No, no, no. Tutto ciò è molto, molto personale. Lui pensa che tutte queste persone gli abbiano fatto un torto. Forse già dalla sua infanzia. Ferite mai guarite, soldi del pranzo rubati. Perché sta scrivendo a me? Magari... è un tuo fan? O magari prova rancore anche verso di te? O magari tu rappresenti la portata principale? Hai qualche teoria? Non ancora. Davvero? Di solito sei sempre un passo avanti a tutti. Ma qualcosa è diverso questa volta. E questa storia ti infastidisce molto. Torniamo a parlare di lui. Ma perché? Tu sei decisamente più divertente. Non sono qui per parlare di me. E di che cosa vuoi parlare, eh? Voglio sapere come lui pensa. E tu sai esattamente come lui la pensa. Hai letto questo fascicolo? Voi due avete così tanto in comune. Ah, vendicatori mascherati. Sì. E lui è anche più giusto. Sembrare tenero. Sto perdendo il mio tempo. Ok. Ti dirò che cosa penso davvero. Io penso che a te non interessino davvero le sue ragioni, se ti ama o se ti odia. Penso che da qualche parte in fondo tu sia solo terrorizzato perché credi che lui non abbia torto, eh? Tu pensi che se lo meritassero? Tu pensi che se lo meritassero?